la festa internazionale della donna l'8 marzo. Grazie di essere intervenuti in modo così copioso. Offro i saluti di tutta l'amministrazione, del sindaco che scusa ma è assente per altri impegni a Napoli, ma si riserverà poi successivamente di portarvi i suoi saluti. Ringrazio alla FIDAPA che ha dato l'opportunità a Comuni di Metri di organizzare questo bel evento insieme agli assessori Angelica e Antonio Bazzano. Il tema di stasera è piccole donne, grandi donne. E anche un universo femminile, quindi un tema più che mai attuale, speriamo con risultati ancora migliori. Passo la parola all'assessore Bazzano per un saluto. Buonasera a tutti e grazie innanzitutto per essere intervenuti. Ringrazio il vice sindaco che fa i saluti istituzionali. Io aggiungerò soltanto qualche parola perché non voglio sottrarre tempo alle protagoniste di oggi. Oggi, come diceva il vice sindaco, si celebra più che una festa, è una celebrazione della festa della donna che è diventata poi diciamo la giornata celebrativa dei diritti della donna. Stamane, scorrendo i tanti post ovviamente riservati a questa occasione, sono balzati agli occhi alcuni. Uno di un'amica che diceva, che aveva letto dei post che ringraziavano le donne lavoratrici. In realtà non esistono donne lavoratrici e donne non lavoratrici. Esistono donne remunerate per il lavoro che svolgono e donne che non lo sono. Perché ogni donna, anche a cominciare dall'ambiente domestico, sicuramente lavora e si dedica alla famiglia. Celebrare quindi questa giornata non è banale, non è scontato e direi che non è neanche retorico. Perché la celebrazione significa ricordare, fermare il momento e l'attenzione su quello che le donne nella quotidianità devono fare per riuscire ad affermare quello che è un diritto naturale, oltre che un diritto universalmente riconosciuto. Negli ultimi decenni, infatti, abbiamo visto come le donne con la loro tenacia, con la nostra tenacia, insomma, hanno scalato delle montagne. Quest'anno è cominciata bene perché anche il Presidente della Corte Costituzionale, stamane leggevo gli auguri che ha fatto all'intera Corte di Cassazione, ringraziando le donne che vi lavorano e le donne che prestano con passione ed attenzione il loro tempo. E leggere quel nome di donna mi ha veramente emozionato perché le cariche più importanti dello Stato, come sappiamo di consueto, sono ancora tutt'oggi riservate agli uomini. Io dico che devono essere riservate a chi le merita. La mia è una battaglia, se posso così chiamarla, non tanto per valorizzare la donna e basta, ma per fare in modo che le donne che diventano occupino gli stessi posti che sono tradizionalmente riservati agli uomini. Vi ringrazio dunque per la partecipazione e ripasso la parola al vice sindaco. Passo la parola alla dottoressa per dare inizio al convegno. Prego. Allora, quando organizziamo qualcosa sono sempre emozionatissima e sono emozionata di vedere Gremita, queste facce sorridenti, tutta questa bellissima partecipazione. Stiamo aspettando ancora l'assessore Angela Iello che sta qui per venire e ci porterà i suoi saluti. Io ringrazio come sempre l'amministrazione comunale che ci supporta e che ci aiuta, ringrazio Giuseppe che ho tempestato di richieste, gli ho fatto correggere la locandina tantissime volte, sempre disponibili con grande affetto e con grande professionalità. Da dove nasce quest'idea? Oggi vedo che ovunque si parla ancora di violenza, si parla di diritti negati delle donne, invece penso che oggi debba essere una festa per ricordare quello che fa la donna nella quotidianità, nella vita e quello che può ancora fare. Per cui mi è venuto in mente questo titolo, leggenda del premio che hanno vinto le bambine, che sono bambine di tutta la penisola, di Sant'Agnello, di Piano, di Sorrento. Mi è venuto in mente piccole donne, perché queste piccole donne che impegnano 6 ore della loro giornata non a giocare, non a vedere con i telefonini, che si allenano
e con grande tenacia mi ha commosso. E quindi mi è venuta questa idea: piccole donne che sono loro, grandi donne, viaggiano nell'universo femminile. E ho potuto scegliere delle figure con l'aiuto delle socie della FIDAPA, delle figure in tanti settori, quindi nel settore artistico, nel settore della letteratura, della poesia, nel settore della musica, nel settore del sociale, nel settore dell'ecologia. Non se ne risentano chi la mena né qui, perché purtroppo dobbiamo fare delle scelte e quindi abbiamo dovuto rappresentare ogni figura, ogni persona, ogni settore. E anche, insomma, soprattutto anche donne che studiano, lavorano, si impegnano. Una socia diceva: perché non invitiamo anche una casalinga? Perché anche ognuna di noi è una casalinga, prima di tutto di essere un artista. E quindi noi la verità, una battuta, e quindi per me voleva essere veramente una festa, una riconoscenza, per dire che veramente le donne, domenica siamo andate a vedere una mostra di Artemisia Gentileschi, una donna che è stata la prima pittrice, che è la prima donna ammessa all'Accademia, l'Accademia di Belle Arti. Abbiamo quest'anno una donna, per la prima volta una donna capo dello Stato, ci aspettiamo che ci sia anche una donna presidente della Repubblica, che le donne, come diceva l'amica Angela, possono ricoprire i ruoli, ma non per parità di genere, perché lo meritano. Veramente questa vuole essere veramente una festa, un ringraziamento a ognuno di loro, a tutto quello che noi rappresentiamo nella vita, a tutto quello che noi possiamo portare, che deve essere veramente anche un messaggio di pace e di armonia, perché la donna ha tante bellissime caratteristiche. E adesso non mi voglio dilungare, abbiamo una piccola inversione di... c'era prima nella nostra locandina la... dottoressa Rossana De Martino, facciamo intervenire prima Rebecca della Regione, che ha un impegno successivo. Rebecca è una giovanissima frequente liceo, quindi studia, e però ha la passione per la musica, il mandolino. Ha fatto la mandolinista, che parola difficile, solista, ha vinto tantissimi premi. Quindi lei è qui in rappresentanza di questo importante settore della vita, che è la musica ci sublima, la musica ci eleva, e per cui le passiamo la parola. Va bene. Per cui ci farà. Buonasera a tutti, sono veramente onorata di fare parte di... più vicino. Sì. Sono veramente onorata di fare parte di questo tavolo. E sono veramente emozionata, insomma, quando si è, diciamo, tanto impegnati nel portare avanti i propri sogni, a volte si dimentica tutti i sacrifici che si fanno, perché si pensa sempre a quello che si deve fare dopo. Però riconosco anche che tutto quello che noi donne abbiamo fatto e il motivo per cui ci troviamo oggi è perché siamo state capaci di portare tanta bellezza nel mondo e saremo capaci di portarne tanta altra. E il mio sogno è diventare musicista, proprio per donare un attimo di gioia alle persone. E come ha detto, diciamo, la dottoressa Gargiulo, penso che la prima cosa che debba andare avanti in qualsiasi settore sia il fatto di meritarsi, insomma, di stare in un posto. E io spero, attraverso appunto tante emozioni, di meritarmi, continuare a meritarmi, di far emozionare le persone. E mi piacerebbe farvi sentire un brano. Sono 5 minuti e di un compositore nostro contemporaneo napoletano, amico del mio maestro di mandolino. Questo brano si chiama Unicorn e appunto appena l'ho ascoltato mi sono emozionata. È molto impegnativo, ma cercherò di renderlo nel modo più possibile, insomma, semplice, e soprattutto spero che ovviamente vi piaccia. Grazie.